Buongiorno a tutti, io sono Fabio Braido, sono l'amministratore delegato di Braitech e vi do il mio personale benvenuto alla prima giornata della ANSYS Simulation Week. Oggi parleremo delle nuove tecnologie contenute nelle nuove versioni dei software ANSYS 2021. Due parole sulla nostra azienda, per chi non ci conosce, Braitech è un'azienda che fornisce servizi e software di simulazione. Tipicamente i nostri clienti sono fortemente orientati all'innovazione tecnologica e allo sviluppo prodotto. Braitech è composta da un team di 12 persone con un'impronta fortemente tecnica, in quanto 10 sono laureati in ingegneria, di cui 3 hanno conseguito un dottorato di ricerca. È stata fondata una quindicina d'anni fa con totale focus sull'ambito dei calcoli e della simulazione ingegneristica. Attualmente ci sono due partnership in corso, quella più importante riguarda quella con ANSYS e poi anche con HP per la fornitura dell'hardware di calcolo. Per le aziende che non si sono ancora dotate internamente di strumenti di simulazione, Braitech fornisce progetti di consulenza basati sulla simulazione. Attualmente negli ultimi 3 anni vengono erogati in media 65 progetti all'anno e vengono messi in campo oltre 6.000 ore uomo di consulenza. Perché la partnership con ANSYS? ANSYS ha una storia di 50 anni di leadership nell'ambito del mondo della simulazione. E com'è che ANSYS riesce a mantenere questa leadership? Innanzitutto grazie al proprio focus sulla simulazione, che è appunto il core business dell'azienda ANSYS, ma che è anche il core business di Braitech. Ha un posizionamento veramente unico all'interno del mercato, perché punta molto sulla crescita. Crescita che viene principalmente in due modi. Uno, sviluppando tecnologie esistenti e integrandole, l'altra passa attraverso una serie di acquisizioni. Tra le ultime abbiamo l'acquisizione, ad esempio, di OptiSlang, che sarà poi l'argomento che andrò a trattare successivamente. Basti pensare che negli ultimi 2 anni c'è stato un investimento di circa 1 miliardo di dollari in acquisizioni di nuove tecnologie. Vediamo adesso il primo punto dell'agenda, che riguarda proprio il software di simulazione OptiSlang. OptiSlang si inserisce all'interno di una crescente necessità di standardizzare e creare buone pratiche di simulazione e allo stesso tempo di comprimere anche i tempi di elaborazione dei calcoli. Un altro aspetto molto importante per le aziende riguarda l'automatizzazione dei processi di simulazione che portano al dimensionamento e alla messa a punto del proprio prodotto. Un primo livello di automazione può essere ad esempio quello basato su un'applicazione sviluppata internamente su un foglio Excel piuttosto che in Python o in MATLAB. Ed è qui che OptiSlang entra in gioco. Che io stia utilizzando un software di simulazione ANSYS piuttosto che di terza parte, con OptiSlang ho la possibilità di integrare in maniera robusta e affidabile tutti questi strumenti, sia che siano software sviluppati commercialmente, quindi disponibili sul mercato, sia che siano tool che sono stati sviluppati in casa. Con OptiSlang è possibile concatenare e creare un flusso di lavoro che poi diventa propedeutico alla ottimizzazione. Quindi alla fine i risultati delle simulazioni possono essere anche condivisi e pubblicati, messi a disposizione tramite delle app su web, anche ai non esperti all'interno dell'azienda, grazie ai tool messi a disposizione da ANSYS Minerva. Quindi, diciamo prima, ANSYS mette a disposizione da ormai 50 anni le migliori soluzioni sulle singole fisiche, come il FEM e la CFD, ma anche come una piattaforma integrata per svolgere simulazioni di tipo multifisico. Ora, con ANSYS OptiSlang,
non è soltanto diventato facile connettere le varie fisiche messe a disposizione da ANSYS, ma anche soluzioni di terza parte o, come dicevamo, sviluppate internamente. Per chiudere il cerchio, abbiamo la possibilità con ANSYS Minerva di accedere a delle funzionalità simili a quelle che possono essere definite come un PDM della simulazione, che consente di mettere a disposizione a tutta l'azienda i risultati, dare accessi, dare permessi, integrare tutto all'interno del proprio PLM aziendale per creare un unico flusso di lavoro dove le informazioni fluiscono all'interno dell'azienda e tra i vari dipartimenti. ANSYS OptiSlang consiste di due parti principali. La prima riguarda l'automatizzazione e l'automazione del processo di simulazione, si intende. Questo consiste nella costruzione di un flusso di lavoro robusto e facile da implementare e nell'automatizzazione dei processi appunto di simulazione. OptiSlang connette tutti gli strumenti coinvolti nel flusso di lavoro di ANSYS, di software di simulazione di terza parte, ma anche altri strumenti non di simulazione, come possono essere ad esempio dei codici, degli script sviluppati con codici come ad esempio Python. Questo consente di anche creare dei sorti di template di simulazione per permettere anche ai non esperti di eseguire una simulazione, ma in maniera appunto guidata. L'aspetto forse più interessante, se vogliamo anche innovativo da un punto di vista ingegneristico, è la parte invece legata alla ottimizzazione. Ottimizzazione che consiste nel connettere tutte queste fasi che abbiamo descritto prima con un algoritmo di ottimizzazione. L'algoritmo di ottimizzazione che può essere di vario tipo. Può partire da un semplice DOE, quindi Design of Experiment, dove vado a spazzolare la variazione di, ad esempio, parametri geometrici, fino a spingersi ai veri e propri algoritmi di ottimizzazione, che possono essere basati su gradienti, oppure quelli più evoluti di tipo genetico evolutivo. Questo che stiamo vedendo ora è un tipico esempio del flusso di lavoro in cui è possibile, ad esempio, accoppiare ANSYS Workbench ad altri strumenti, quali, dicevamo, MATLAB, eccetera. Ma inoltre è anche possibile impostare delle sequenze di simulazione, introducendo delle condizioni if, introdurre dei loop e combinazioni di vari algoritmi che posso avere anche sviluppato in casa. Inoltre permette di sfruttare altre funzioni, definiamoli collaterali, rispetto al principale flusso di lavoro, come ad esempio l'HPC, che sarà anche questo un argomento che svilupperò tra poco, e quindi che consente la parallelizzazione del calcolo, oltre che a eseguire e accedere alle funzioni dell'RMS, quindi del Remote Solving, la possibilità sostanzialmente di lanciare su un server di calcolo le simulazioni. Tutte queste fasi di questo flusso di lavoro è possibile impostarle all'interno di OptiSlang. Quando si parla di ottimizzazione, si parla sostanzialmente di creare un flusso di lavoro che coinvolge molti step di simulazione e questo necessita di quindi potenziare il proprio software di simulazione. E ci sono sostanzialmente due modi, l'HPC e il cloud. Innanzitutto, di fronte alla necessità di implementare, di aumentare la potenza di calcolo, la prima domanda che ci si pone è se andare a investire su infrastruttura hardware all'interno dell'azienda, piuttosto che appoggiarsi ai servizi di tipo cloud. Perché investire su HPC o cloud? Innanzitutto perché aumenta la produttività. Quindi, dato un time frame, con ANSYS HPC oppure con ANSYS Cloud, che poi appunto andremo a vedere come funziona, è possibile andare a consegnare le simulazioni in tempi più veloci, analizzare più design e questo risulta in progetti, studi, simulazioni di design più robusti e leggeri perché appunto ottimizzati.
Un altro motivo è che sempre a parità di tempo io posso ottenere risultati più accurati perché posso avere modelli con fedeltà maggiore, perché posso ad esempio definire una mesh più fitta piuttosto che di maggiore qualità, oltre che introdurre fisiche più complesse e più complete, che possono essere ad esempio la combustione piuttosto che simulazioni multifase che appunto hanno un'erosità di calcolo piuttosto importante. Ultimo aspetto, sempre per con l'obiettivo di raggiungere risultati più accurati, c'è l'aspetto legato al fatto di poter raggiungere, o meglio, lasciare maggiori dettagli geometrici piuttosto che considerare l'assieme completo, anziché essere costretti a simulare una parte di esso. Il tutto risulta in una maggiore innovazione e in un time to market più veloce. Ora, innanzitutto che cos'è l'HPC? L'HPC è un acronimo che sta per High Performance Computing e consiste sostanzialmente nella capacità tecnica di parallelizzare il calcolo su più core o su più nodi. ANSYS HPC innanzitutto è incluso, embedded in tutti i solutori di tutte le fisiche con quattro core già disponibili. Nel caso in cui si avverta la necessità di parallelizzare il calcolo su più core, è necessario implementare una soluzione di tipo HPC e ANSYS ne mette a disposizione alcuni. HPC, quindi si aggiunge il singolo core, l'HPC Pack aggiunge un pacchetto di core, piuttosto che soluzioni più flessibili come ad esempio l'HPC Workgroup e l'HPC Parametric. Ora, per una questione di tempo, non andrò ad addentrarmi nella descrizione di ciascuna di queste soluzioni. Mi soffermerò sull'HPC Pack perché è sostanzialmente la soluzione più utilizzata e più popolare. Tra quelle disponibili. Sostanzialmente consiste nell'acquisto, nell'implementazione di pacchetti di core che vengono aggiunti ai quattro inclusi nelle varie fisiche. Quindi con un HPC Pack abbiamo l'aggiunta di 8 core, quindi per un totale di 12, di 12 core disponibili. Acquistando invece due HPC Pack, la scalabilità non è lineare, ma è quadratica, quindi non vado a raddoppiare il numero di core, bensì vado a quadruplicare il numero di core, passando da 8 a 32, più sempre naturalmente i quattro core che sono già inclusi. L'alternativa all'investimento sull'HPC in locale, che necessita quindi poi di hardware e infrastrutture hardware adeguate in azienda, c'è la possibilità dei servizi cloud. Innanzitutto, perché valutare i servizi cloud? Innanzitutto ci sono nuove sfide che dobbiamo affrontare. Una di queste riguarda, ad esempio, il fatto che lavoreremo, o stiamo già in realtà lavorando, sempre più da casa per le note ragioni. Inoltre, il cloud permette di abbattere le barriere dell'hardware che abbiamo a disposizione, ci permette di ridurre il time to market, ci permette di ridurre la gestione, la complessità della gestione delle infrastrutture hardware che richiedono interventi IT sostanzialmente costanti. Oltre al fatto che naturalmente l'hardware diventa quasi obsoleto dopo pochi anni di utilizzo, perché c'è la necessità di rincorrere l'evoluzione dell'hardware. Tutto questo viene superato naturalmente dalle soluzioni cloud. Basti pensare che negli ultimi 4 anni, anzi tra il 2014 e 2018, c'è stato un aumento del cloud computing, dell'industria del cloud computing, addirittura di oltre il 30%, arrivando a un fatturato in Europa di 36 miliardi di dollari. Quindi sono investimenti importanti che le aziende stanno facendo in questo senso. ANSYS ha sviluppato una propria soluzione di cloud appoggiandosi a Microsoft Azure.
Ci sono delle caratteristiche peculiari che appunto rendono questa soluzione particolarmente interessante. Innanzitutto il flusso di lavoro, perché il cloud diventa accessibile direttamente dall'interno del software Ansys, quindi con pochi clic del mouse ho accesso virtualmente a una potenza di calcolo sostanzialmente infinita. L'altro aspetto riguarda la prestazione. L'architettura hardware che Ansys ha messo a punto con Microsoft è un'architettura che è integrata e dedicata per sfruttare al meglio i solutori Ansys. Quindi non devo andare a scegliere io il tipo di hardware per sfruttare al meglio i solutori, perché questo è un lavoro di ottimizzazione che è già stato fatto a monte. L'altro aspetto riguarda il supporto tecnico, quindi io ho a questo punto con l'Ansys Cloud un unico partner a cui appoggiarmi per supporto sia lato software che lato hardware, quindi dall'inizio alla fine del mio processo di simulazione. Vediamo ora come si presenta il flusso di lavoro in Ansys Cloud. Innanzitutto, come dicevo prima, i run di simulazione vengono sottoposti al cloud direttamente dal proprio desktop, quindi non ci sono configurazioni software-hardware, basta avere il software installato e avere sostanzialmente una connessione internet. Una volta lanciata la simulazione, io ho la possibilità di monitorare attraverso un'app anche su mobile devices tipo o telefonino, oppure più semplicemente accedere al cloud portal per vedere come si sta appunto evolvendo la simulazione, controllando ad esempio i residui piuttosto che altri parametri fisici che io ho stabilito. E una volta che la simulazione è completata, ho già la possibilità di fare una prima visualizzazione dei risultati, dopodiché se diciamo, la simulazione è data convergenza e tutto torna, posso procedere al download della workstation. Una novità recente dell'Ansys Cloud è quella che tutto questo flusso di lavoro può essere seguito direttamente su un browser per avere un workflow interattivo e basato appunto sul browser. Altre novità che riguardano l'Ansys Cloud, proprio recente, è innanzitutto l'ottimizzazione sulla parte legata all'HPC, o meglio, è stata implementata una configurazione hardware che ha portato un aumento della performance del rapporto prestazione-prezzo, portando il numero di core accessibili a 960 core. Un'altra appunto, novità che è stata introdotta è la possibilità di avere un numero di core per nodi che è superiore a prima, oltre al fatto di poter seguire tutto il flusso di lavoro dal lancio della simulazione a tutta la fase completa di post processing, quindi di analisi dei risultati, direttamente in maniera interattiva attraverso il browser. L'ultimo aspetto è diciamo, la semplificazione da parte di Ansys nell'offerta dei crediti che consentono di accedere all'Ansys Cloud. Ci sono due modalità principali per accedere all'Ansys Cloud. Uno è quello di praticamente io non ho non ho il software Ansys in casa, per cui vado a accedere ai software e anche all'Ansys acquistando le cosiddette Elastic Currency. Elastic Currency che prima si chiamavano Elastic Units, ma sostanzialmente la proposta è la stessa, mentre l'altra soluzione è quella di utilizzare le proprie licenze, siano esse licenze permanenti piuttosto che a noleggio, e posso acquistare le hardware currency per sfruttare appunto le risorse hardware dell'Ansys Cloud.
Quindi, per ricapitolare, se io non ho a disposizione licenze, posso acquistare le Elastic Currency che abilitano il software ANSYS, praticamente tutti i soluttori sono disponibili con questa modalità a crediti, sia in locale, sia posso lanciare le simulazioni sul cloud. Nel caso invece in cui io abbia già le mie licenze che possono... Anzi, devono includere anche delle licenze HPC, a quel punto posso acquistare solamente il cosiddetto hardware currency per lanciare simulazioni sul cloud. Il prezzo delle hardware currency è il più competitivo che c'è sul mercato, cioè sul mercato non c'è una soluzione cloud di terza parte con costi inferiori a quelli proposti da ANSYS. Quindi questo costituisce un'importante novità per tutte quelle aziende che hanno necessità di aumentare la propria potenza di calcolo, ma che appunto non passi attraverso l'implementazione hardware in locale con i server di calcolo in azienda. E dando così una rapida panoramica alle possibilità di configurazione, innanzitutto... Prendiamo un esempio, la configurazione hardware che va sotto nome di HC. Questa configurazione, questa virtual machine, mette a disposizione 44 core e un numero di nodi massimo di 16. Quindi moltiplicando 16 per 44 ho la possibilità di lanciare, di parallelizzare il calcolo fino a un numero massimo di 704 core. E posso accedere a come disponibilità massima di RAM di oltre 5.000 giga di memoria RAM. E questi invece sono i vari solutori che sono disponibili sul cloud. Quindi si va dai più classici e noti Mechanical e Fluent. E ultimamente è stato implementato anche tutta la suite per le simulazioni di elettromagnetismo e per VDI si intende una virtual desktop interface che permette appunto di seguire tutto il flusso di lavoro di simulazione impostato tramite browser da remoto. Inoltre è stato implementato anche Speos, che per chi non lo sapesse è la soluzione di simulazione in ambito ottico.